sto parlando dall'oratorio della chiesa di San Pietro e Paolo, dove oggi, 16 maggio 2017, è organizzato un incontro che passerà nella storia, ne siamo certi. Allora, vi faccio vedere alle mie spalle l'ingresso dell'oratorio. Questo è l'ingresso, oratorio. Questo è il manifestino che abbiamo preparato per l'occasione. Vabbè, in questo momento non si vede, ma poi ve ne faccio vedere un altro. Stiamo aspettando il maestro per un workshop interessantissimo. Intanto venite con me che vi mostro la sala. Ecco la sala. Accoglientissima, molto carina, grande, anche adatta per le feste, perché un domani saremo veramente un numero molto numeroso di persone. Qui abbiamo anche un barettino per chi ama l'acqua potabile. E intanto vi mostro pian piano la sala. Riccardo sta provvedendo agli ultimi preparativi della questione, diciamo, tecnica. Ecco Riccardo che vi mostra e io vi mostro le sedie già pronte per voi. Il tavolo ovviamente è per il maestro e non mi resta che fare in bocca al lupo a tutti. Insomma, sarà una giornata memorabile. Questo è un progetto educativo, formativo e nello stesso tempo mette in... Ecco il gelato, prendete il gelato. Nello stesso tempo mette in grado chi partecipa di essere in contatto con nomi che contano. Allora, intanto io ringrazio appunto questo oratorio che ci dà lo spazio, ringrazio Musicali Rossoni che ci dà la cassa, ringrazio Germana di Natale, cioè me stessa, perché ho comprato per voi il microfono, amici. Allora, in bocca al lupo di nuovo. Da Trieste, workshop del maestro Vincenzo Capasso, uno degli autori di Mina e molto altro nel suo curriculum. E il tema del workshop è Artista, dalla strada al palcoscenico, l'arte dell'improvvisazione. E per improvvisare bisogna conoscere bene gli strumenti che abbiamo in mano. Ciao!